questo nuovo video. Oggi i segreti del nostro quartiere, perché ho scoperto un bel po' di cose strane che non riesco a capire. Nel caso mi scrivete qualcosa nei commenti e mi raccomando, iscrivetevi e lasciate like, anche accendete la campanellina. Ok raga, ecco tutta la banda con gli slime, siamo veramente preparati. Con le patatine. Ok, direi subito di andare al primo mistero. E raga, non fate caso allo slime, però lei è una slimer. E arriva una palla. Ok raga, siamo arrivati al primo mistero. Un attimo che adesso ve lo faccio vedere. Ok raga, ecco il primo mistero. Questa scritta Ritacco, secondo me è un cognome, però se guardate anche qua la ringhiera è dello stesso colore. Questo colore è uguale a questo della ringhiera. Oh, ringhiera. Eccolo qua, per chi non l'ha visto. Raga, secondo mistero, questo me lo sono spiegato. Può darsi che quando pitturavano la ringhiera avranno scritto il loro cognome. Comunque, secondo mistero, che sarebbe qui, sempre la ringhiera. Avete presente questa ringhiera? Guardatela attentamente, di questo colore. Pronti? Adesso ci spostiamo. Raga, ci siamo spostati. Questa è un'altra ringhiera. È praticamente uguale, soltanto che guardate il colore. È un aranciastro tutto arrugginito, un fronte all'altro. Poi guardate anche su. Mamma mia raga, questo è un mistero. Poi che... qua ho notato che è nero. Lì invece è vero, grigio. È nero. Raga, questo mistero non riesco a spiegarmelo. Perché forse questa ringhiera si scocciavano a colorarla, oppure era colorato un tempo e boh, non so raga. Comunque passiamo al terzo mistero. Raga, ecco l'altro mistero. Mi sono spostato un po'. Questo mistero è di tre fichi che sono veramente allineati. Un attimo che provo a farvelo vedere, perché è un po' lungo il diametro. Ok, guardate qua, questo è un fico. Poi percorrendo questa distanza arriviamo a un altro fico. Poi torniamo indietro. Ecco qua. Se facciamo così si arriva a quel fico. Strano, sembra fatto apposta. Raga, veramente sembra fatto apposta questo coso, perché poi hanno la stessa distanza e poi sono quasi altri uguali. Quindi vabbè, questo è un motivo che non so spiegarmi, perché poi là è un campetto che è tutto abbandonato, pieno d'erba. Vabbè, poi scrivetemi qua sotto nei commenti qualcosa, forse sapete di questa via. Raga, quarto mistero. Perché questa staccionata è così? Chi è che ha avuto la forza di spaccarli? Non so chi può aver avuto la forza, perché è veramente dura sta staccionata. Vabbè, senza domande passiamo al quinto mistero. Ok, quinto mistero. Perché si è fatta questa stradella per arrivare a questa abitazione? Tutta stretta. Si poteva chiudere qua e poi niente, perché sennò la gente entra senza motivo. Qua abbiamo un cactus, anche se non siamo nel deserto. Vabbè raga, non mi faccio domande su questa cosa veramente strana. Passiamo al sesto mistero. Ehi raga, ecco quel cartello. Un attimo che ve lo zoom al massimo. Raga, guardate il cartello, è al contrario. E c'è una scritta di un ristorante che poi, anche peraltro, guardate, ha chiuso. Questo ristorante ha chiuso. Non mi chiedete perché questo non so proprio decifrarlo. Passiamo al settimo mistero. Beh, questo era veramente, veramente molto strano, perché non so spiegarvelo nemmeno io. Vabbè, passiamo al settimo mistero. Ok raga, guardate, c'è un letto dentro quella casa. Mamma mia, un letto! Vabbè, guardate, sono entrati. Allora, andiamo al mistero. Allora. Okay, raga, perché quella casa ha le chiavi per entrare là dentro? Non è che loro hanno iniziato a costruire questa casa e poi non hanno più voluto finire di costruirla? Beh, può darsi. Mi raccomando, iscrivetevi e lasciate like.